Buonasera Ciurma, buonasera chat, buonasera naviganti, buonasera a tutti. Siamo pronti per continuare la nostra avventura e continuare la nostra dragonquestata serale. Continuiamo da questo autosalvataggio che sta a 2 ore dall'ultimo salvataggio, no? E questo qua è quello piano superiore, però l'autosalvataggio, sì, vai, l'autosalvataggio is the best. Vediamo cosa è successo finora. Siete pronti, ragazzi? Allora, vediamo la voce se non mi sento. Perfetto, così, nel caso riesco anche a leggervi, super top. Allora, Nyxas ha viaggiato indietro nel tempo ed è giunto alle alture di Alborea, con la spada delle ombre in mano. Tornato ad Alborea, ritrova i suoi compagni, con cui parte alla volta del cuore di Yggdrasil. Una volta arrivati lì, tutto si svolge come prima e vengono attaccati da Jago. Ma, forte della sua nuova spada e consapevolezza del piano del suo nemico, il nostro eroe riesce a resistere all'attacco e a sconfiggere Jago. Poco dopo, Re Cornelio arriva con Hendrik al suo fianco. Jago chiede umilmente perdono al sovrano, ma questi colpisce uccidendolo a sangue freddo. E non è vero, non chiede perdono. Dice: "Mio signore, aiutami", perché lui sa già che Re Cornelio è in realtà il signore delle tenebre. Nyxas segue gli ordini e recupera la spada della luce dal cuore dell'Yggdrasil. Re Cornelio prova a toccarla, ma un'invisibile forza allontana improvvisamente la sua mano. Il sovrano decide allora di cambiare strategia e invita tutti i presenti al banchetto al castello di Elador, prima di scomparire. Quella mano, quella forza invisibile che allontana, abbiamo visto, è un temporeo che probabilmente rappresenta l'antico eroe Darius, o come si chiamava. E adesso ci troviamo qui, all'interno del castello, e dobbiamo picchiare il Signore Oscuro, che ci daranno un pochi problemi, signori. Ed eccoci qui, al castello. Ah, ma fammi vedere un po', forse l'autosalvataggio è un po' troppo prima. Sì, l'autosalvataggio è un po' troppo prima. E c'è Miki, ciao Miki, come stai? Si spollicia un po', tiè. Spollicia, spollicia. Mi è partito lo spollicio, eccolo qua. Spollicione pazzo. Allora, mi sa che il salvataggio qui è andato un po' troppo indietro, quindi direi di fare varie, tornata alla schermata un attimo. Sì, voglio confermare, tornare alla schermata, perché stavamo già alla boss fight, direi che il salvataggio normale invece è il lato salvataggio, è quello giusto al momento. Infatti 18 minuti, 10 minuti risparmiati, vai. Oddio, cos'è quel coso? Sembra, non so, un cicorita. Allora, questo qua l'abbiamo appena finito di leggere. Re Cornelio travestito. Cioè, in realtà è il Signore delle Tenebre travestito da Re Cornelio. Adesso lo uccidiamo fortissimo. Allora, proviamo. Vedere un po' che mosse c'hanno i nostri amici. Ok,
Ah, non si sblocca ancora questo. Avanzare il micorrente, sì, vai. Cosa sei? Colpo gobbo, cazzo, mi servono 20 punti. Per avere la mossa rotta. Danni spropositati. Non ci abbiamo 20 punti, non ci abbiamo modo per fare 20 punti. Dovremmo livellare, ma mi scoscio troppo di livellare. Allora, invece Serena. Talento con l'arpa, vediamo. Ah no, sono i varini, non mi interessano. Ok. Attacco che infligge gravi danni. E demoni stavolta l'incanto. Scampare la morte istantanea. Ok. Prova pure con le bacchette, questa qua in realtà sarebbe l'ideale, quindi dobbiamo prendere questo. Così prendiamo la cura con i punti che ci rimangono. Un sacco di cura in più, non serve. Ambidestro. Ambidestro, che fa? Si mette un'altra nuova. Bah, doppia bacchetta. Follia, che succede con doppia bacchetta? Mio Dio, lancia due volte l'incantesimo. No, vabbè, davvero fai? Non ci credo. E beh, tanto non lo possiamo prendere, quindi non possiamo testarlo. Allora, Veronica invece. Veronica, grandi bacchette. Incanto, incanto, fai vedere. Resistenza, soffio del saggio. Non saprei, grandi bacchette invece. PM massimi, non è male. Potenza magica. Questo per forza è andato. Eric, dimmi che puoi fare qualcosa di buono tu. No, perché c'è tutto bloccato qua sopra. Che questo era l'attacco forte che c'avevamo. Però puoi fare il divisione. Poi abbiamo doppio Eric nel caso. E agilità più 30, vai. Spacca tutto Eric, ti prego. Una sorpresa. 10 punti. Nice. Bella sorpresa. 10 punti però che ci possiamo prendere con Eric. Posso soporifero. Morso del cobra, ok, quello che avvelena, nice, ci piace. Questo qua sarebbe stata la buona combo, tutti e due, però vabbè. Ambidestro, sta qua giù. Forse ho sbagliato, dovevo spenderli qua i punti, però poi i 10 punti ce li potevamo perché non potevamo averli. Ok. Jade invece. Seduzione, vediamo se c'è qualcosa. Resistenza. Tirabasci. No, no, fascino, fascino. Puff, puff. No. Mani nude, mani nude. Riprendervi a schiaffi tutti, Jade. Sorrelancio, interessa. Però devo per forza prendere questo per sbloccare quest'altro. Mi sa che non ce la facciamo neanche con i punti. Probabilità di diventare 18. Cioè 12 punti, noi non ce l'abbiamo. Sedli, sedli. Sedli. Super sedli. Resistenza più 10. Sempre comodo, un po' di resistenza in più. Rab invece. Grandi bacchette, anti-incanto. Tutti potenziamenti di cura di attacco. Qui invece. Agilità, cura magica, potenza magica. Questo lato qua è bello. Potenza magica. Il PM non ce la facciamo, ok. E poi ci siamo noi. Siamo noi che abbiamo 20 punti e ce ne servono 36. Mannaggia. Chi so io? Ho qualità di conflitti critici. Non posso sprecare questa cosa. No, non posso prendere altro. Il lucente è qua sotto.
Non sappiamo ancora cosa c'è qua dietro, però non posso sprecare punti. Mannaggia, servirebbe un sacco di punti in più. Allora, direi che dato che abbiamo fatto i potenziamenti, di salvare un secondo, perché sennò poi perdiamo altre 1000 volte. Confessione. Sì. Beh, in realtà cercherei un autosalvataggio qui, in questo punto dell'avventura, perché se riusciamo a trovare un autosalvataggio qui, evitiamo di dover uscire dal gioco ogni volta. Ok, questo qua sarà il nostro autosalvataggio quasi sicuramente. Ci ha fatto uscire. Non me lo aspettavo che ci facesse uscire, sincero. Infatti, autosalvataggio, perfetto. Adesso possiamo andare a picchiare il boss. Il boss dei boss. Siete pronti alle grandi massate? Carica! C'è tutta la scena che già abbiamo visto la scorsa volta, quindi la salterei e picchiamo Mordagon. Evoca il bastone e noi facciamo boom bam spin spawn pam. Efficace contro i nemici volanti. Fai vedere quanto è efficace. 93 danni. Tu mannaggia perché non c'è la super cosa. Allora, ma confonde tutti i nemici. Vediamo se funziona. Contro i bastoni magici. Non funziona un cazzo. Ovviamente. Mega fendente. Vediamo quanti danni fa. Vabbè, niente male. Deliziante che infligge gravi danni ai demoni e talvolta l'incanto. Ma lo proviamo, vai. È il signore dei demoni. È mancato, ovviamente. Ma è una gioia. Incendio. Lancia sfera. Mamma sfera. Già mi ha rotto il cazzo. Madonna, che cazzo. Già mi avete ucciso a me. Sei più forte del cazzo di gruppo. Allora. Vediamo questa qua quanti anni fa, 88, fa più danni quell'altra, ok. Questo è inutile, tu non puoi curarmi, tu puoi però... Mannaggia Silva, non puoi fare un cazzo, sei diventato inutile, c'avevi quel cazzo di coso rotto. Ti buttavamo i soldi in faccia, ma non possiamo più farlo. Colpi i bastoni, no? No, ho sbagliato, ho colpito... Allora... Incantesimi, fammi... Dove cazzo sta Lazzaro? Fammi rivivere, per favore. Yes. Lazzaro, alzati e cammina. Madonna, non mi uccide di nuovo. Nebbiola, ok. Tutti gli incantesimi di cura fanno male. Quindi direi di togliere lui, di togliere lei, così non sono tentato a fare il cazzo incantesimo di cura. E abbuffiamoli di mazzate. Allora, luna crescente, vuoto violento. Dobbiamo rompere sti bastoni. Bufera, rompi i bastoni. Mo che tocca a Veronica fare davvero il bagabababam. Allora, tecniche, morso del cobra. Perché non posso farlo? Perché c'ho la cazzo di spada in mano e non c'ho il coltello. Madonna, c'è la morte. Allora, frigge un sacco danni. Questo qua un sacco di danni a morte con lui. Un sacco di danni. Fagli questo sacco di danni. Allora tu invece danza rinvigorente. No, lo stronzo mi ha ucciso tutti.
Porco Cristo, guarda là che cosa ho fatto. Madonna, come si può essere così stronzi? Meno male che l'ho detto prima, che le cure mo ci fanno male. Vai, uccidimi tutti, me lo merito. Il try peggiore della vita ho fatto. Mannaggia. È rinvigorente, però la nebbia che ha lanciato il boss, qualsiasi incantesimo di cura prende e fa danno invece di curare. Quindi ci ha rotto il culo. Bang, sì. La nebbia si dissipa, quindi adesso ci potremmo curare. Se non mi avesse ucciso comunque il tizio. Va bene. Allora, divisione. Sta distruggendo. Allora, mo ci vuole una multicura. Dopodiché lei provaci di nuovo con un Lazzaro, per favore, funziona. 50% Lazzaro. Ah, siamo fortunati oggi. Siamo soltanto stronzi, ma siamo fortunati. Quasi morto Eric, questo non ci piace. Troppo confuso, non so cosa fare. Allora, abbiamo detto che il quadricolpo dovrebbe far più danno del mega pendente. Confermato. Ha fatto un sacco di danni in più. Allora, tu invece una medicura, per favore. Prima che fa quella cazzo di nebbia. E tu adesso puoi fare una bufera. Distruggesti i coso. Niente ancora. Sta valutando la situazione. Atmosfera. Niente, fallisce perché è confuso. Ecco qua. Ok, adesso non possiamo più usare gli incantesimi di cura. Ricordiamoci questa cosa. Facciamo boom. Facciamo boom. Proviamo boom quanto fa. Più fa più danno quell'altro. Allora, tu fai specchio riflesso su di me. Sì, se mi lancia un incantesimo addosso, io lo rispediamo contro. Qui invece lei deve fare un po' di danni, ma non fa niente di danni duro, eh. Non possiamo curare, non possiamo curare. Difesa multipla. Ok. Let's go, let's go. Lancia magiscudo. Ok, si è lanciato magiscudo. Allora, quindi non dovrebbe farsi niente con l'incantesimo. Questo non è un incantesimo, vediamo come la prendo. Infatti, non è un incantesimo, si è fatto male, perfetto. Allora, c'è ancora la nebbia. C'è ancora la nebbia, abbiamo ancora lo specchio riflesso. Gli farei mente fresca che faceva per tutti gli alterazioni. Eh no, va a finire che ci spacca. Quindi direi di provare un ruba magia. Ok, è andato a buon uso. Adesso tocca a lei. Lei ci può dare un'accelerazione a tutti i membri del gruppo. Ok, del buff. Se andiamo più veloci. Eric sta ancora imbambolato, mannaggia. Allora, adesso mi stesso attacco che... No, no, cura, non ci pensare mai. Può darla a tutti i membri. Ciao Ice Cream Storm, benvenuto, benvenuta. Può darla a tutti i membri. Chi? Cosa? Può darla a tutti i membri. Ciao Ibi, buonasera, come stai?
Come state? Come va? Che si dice? Che mi raccontate? L'accelerazione, sì, l'ha data a tutti i membri del gruppo. Sì. In modo che siamo un po' più veloci. Così magari facciamo qualche turno in più. Ah, è diventato pimpante. Adesso ci distrugge. Dovete sapere che prima abbiamo fatto un erroraccio e ci ha spaccato mezzo team, quindi stiamo messi abbastanza male. Lui sta messo fin troppo bene. E quindi stiamo cercando. Allora, non posso fare le cure perché stiamo ancora con la nebbiolina. Stiamo ancora con la nebbiolina, non possiamo fare le cure. Possiamo provare a ridurgli la capacità difensiva. Ok, lei è diventata pimpante, però non possiamo fare nulla. Caramella, invece della caramella c'è un pezzo di cioccolato. Mangerò un pezzettino di cioccolato. Che buono. Cioccolata Lindt. Alto livello. Un po' di Asmr di cioccolata. Oh yes. La fella di Pandoro, altissimo livello. Allora, sempre che non possiamo curare a nessuno, quindi dobbiamo provare a colpirlo. Vediamo se col vortice non si fa un cazzo apposta. Lind quale? Ti dico subito. Fondente classico. Uno dei pochi che possono, cioè, soltanto quelli possono mangiare adesso senza lattosio. Diciamo che non c'è tanta scelta. Allora. Ah, adesso ha evocato di nuovo i bastoni. Vabbè, il quadricolpo è sempre la scelta migliore. Adesso nonno. Nonno. Vedi, fa qualcosa di buono. Tu c'hai soltanto questo qua che fa danni ad aria. Potremmo colpire i bastoni. Però morte con la gravità gialla. Tre bastoni ci spaccano il culo. Però non gli ho fatto un cazzo i bastoni, nonno. Mannaggia. La nube velenosa è scomparsa, è uscito scritto. Nonno, caccia 50 euro. Allora. La nube. Se è uscito scritto la nube velenosa è scomparsa, allora possiamo fare la medicura. Non ne sono sicuro, potremmo morire tutti. Ci proviamo. E ci proviamo per forza. No, non era la medicura. Quindi dobbiamo curare uno alla volta. Quindi un'ipercura su di me e vai, uccidiamoci. Maffanculo. Ho letto male. Quanto sono stronzo. Allora, quindi. Sorgimasso su Mordekaiser. Madonna, sta uscendo tutto. Vabbè, è andato questo try, è andato di merda. Non ci possiamo fare niente. È andato, mortissimo. E infatti, il gruppo è stato spazzato via. Ci ha proprio scopati, come ci ha voluto dire anche il gioco. Spazzato via. Autosalvataggio, vai. Sì, punti esperienza. Che cazzo di punti esperienza abbiamo fatto? Siamo entrati nella stanza del boss. E siamo morti, quindi. Si va all'appicchiaggio duro del boss. Allora. Direi di cambiare un attimo lo schieramento iniziale. Metterei nonno. Metterei Veronica. E Jade ce la teniamo. No, metterei Eric. Eric ci fa il sorgimasso. A me piace abbastanza il 95% cacao. A me piace molto il fondente in tutti i suoi tipi, quindi abbastanza d'accordo. Per fortuna mi piaceva anche prima dell'intolleranza, quindi sono stato abbastanza tranquillo a dover rinunciare al cioccolato al latte. Comunque il fo Madonna, mi ha quasi ucciso Veronica. Ma sei pazzo? Madonna, questo è pazzo, ragazzi. E invece Miki c'ha il problema che a Miki piace soltanto quello al latte praticamente.
di quello amaro non gli piace per niente. Allora, Sorgimas su Mordekaiser. Iniziamo così. Esatto, fino a 2 anni fa, fino a 3 anni fa, sì, pure le rotelle della 500. E l'intolleranza è uscita a inizio pandemia. Poi ci fai l'abitudine, sì. Allora, adesso abbiamo Veronica. Veronica sta morendo e ha bisogno di essere curata. Nel frattempo, però, Veronica è quella che dovrebbe riuscire a fare più danni possibili. Quindi, vai un bang. Cinquantina di danni a testa. No, anche troppo. Vita e me, sì, vita e me, sempre vita e me. Aia, nonno. Ho fatto un sacco male a nonno, come ti sei permesso? Allora, divisione. Poi ti do un cazzotto che non te lo scordi più. Nonno, multicura, vai. Perfetto. Via, quadricolpo. Ok. E un altro bang per forza. Gli vuole rubare la pensione, fermalo. giustamente, il signore delle tenebre, per forza si vuole rubare la pensione. Dobbiamo distruggerlo prima che ci riesca. Allora. Vai, bang. Ti danno già tutti i nemici. Ma fai schifo, Veronica, ma c'è una serie di te. Ti avevo lasciato che era la più forte del gruppo. Adesso sei la più scarsa del mondo. Ok, adesso non possiamo più curarci. A posto. Quadricolpo, vai. Nice. Ok, tu adesso c'hai la tecnica che fa un sacco di danni. Cioè, fai un sacco di danni perché fai il triplo dei danni. Dovremmo fare un attacco normale. Mannaggia a te. Troppo più debole da Calessicario. Vai, attacca normale. Vabbè, comunque sopra i 100 danni ci piace. Incantesimi nonno. Nonno deve fare un iceberg sopra i bastoni. Tanto non puoi curare. Distruggi i bastoni. Tu, un altro bang. Ma se faccio un incendio invece, un incendio sui bastoni, quanti danni fa? Già sono danni più interessanti, devo dire. Bravo, attacca quello stronzo di Hendrik. Bravo, bravo, continuate così. Allora, il Sorgimasso ce l'ha ancora. Quindi direi di fargli un altro attacchino. Così. Ah, ci ha stordito. Ma ha stordito tutti tranne Eric. Cazzo. Madonna, è impazzito. Smettetela. Ripigliatevi. Ok. Il primo bastone è stato distrutto. Morta Veronica. Cazzo. Schieramento. Invece di Veronica mettiamo Jade. Jade farà un po' di danni. Dai. Allora, Eric. Capiamoci bene. Tu devi spaccare questo. Devi spaccare super sveglia. Effetto di sonno. Non ci serve un cazzo. Sorgimasso già ce l'ha. Già ce l'ha. Rompi il bastone, va? No. Non vi colpite fra di voi. Eric, dai cazzo, esatto. Niente, stanno ancora tutti storditi qua. Non li mando a casa se continuano a stare storditi. Allora, tu puoi fare qualcosa? Puff, puff. No, è per ipnotizzare, soltanto cose contro il nemico che fa. Allora, contro i nemici volanti, picchialo fortissimo.
92 danni di calpestami. Perfetto. Allora, qua facciamo una bella divisione, così dopo gli facciamo un attacco decente. Siamo diventati pimpanti. Bello. Ok, finché attaccate i nemici va bene così. Troppo confuso, non so cosa fare. Mannaggia, di nuovo. Allora, siamo quasi morti. Ma PC o PS? No, PS, PS. Da PC vedevi anche il mio faccione se stavo da PC. Il pomeriggio sto streamando da PC. E oggi abbiamo iniziato Death's Door. Allora. Sorgimasso di nuovo. Su Mordekon. Tecniche, luna crescente, sempre su di lui. Serve un cazzo uccidere sti cazzo di bastoni. Ha fatto risorgere prima del tempo. Non viene a concentrarsi su di lui e rompergli il culo. Anche se adesso ci vuole proprio il culo, però. Ok, finché picchia quello va bene, tanto quello è immortale, praticamente. Non fa parte del gruppo, quindi non gli scende neanche la vita. Allora. 49 danni. Dopo devo provare una cosa con Eric. Gli mettiamo il pugnale e proviamo a avvelenarlo a sto stronzo, magari il veleno funziona. Allora, adesso la nebbia non è più forte come prima, dovrebbe essere scomparsa. Posso curarmi? Proviamo? Rischiamo? Provo a curare soltanto me, soltanto Rab, vai. Via su. Ok. Funziona, quindi dopo possiamo curare tutti. Spero che l'eroe non ci muoia nel frattempo. Ecco, parlato, ma attaccano tutti quanti a lui, stronzi di merda. Questi figli di puttana. Ok, schieramento. Sylvan. Ok, allora. Tecniche. Abbiamo detto che volevamo provare. Sì, volevamo provare con la daga del sicario. E proviamo a fargli il morso del cobra. Magari avvelenandolo gli facciamo un po' di danni in più. Non si è avvelenato? Lo scopriremo a breve. Allora, luna crescente. Vai. 92 danni. Bene così. Nebbia viola. Adesso siamo fottuti e non possiamo più curarci. Perfetto. Ok, nonno è tutto gasato. Non ci servirà a niente perché senza di noi non può fare niente, non ho tutto casato. Libera la malizia, membro del gruppo, non c'è più nessuno maledetto. L'unico maledetto qui è quello stronzo che abbiamo di fronte. Allora, specchio riflesso. Io ci provo. Dato che Eric è quello che sta morendo di più, gli mettiamo la barriera magica. Non c'è tipo un silence? Sì, c'è, ma solitamente contro il boss glielo fai a zuppa il silence. Per questo ho provato con lo specchio riflesso, che almeno se mi colpisce Eric, che è quello che sta messo peggio, possiamo provare a ributtarglielo contro. Ok, niente, non si vuole avvelenare in nessun modo. Nel frattempo la luna crescente è la cosa che sta facendo più danno in assoluto. Nonno. Una barriera proteggere dagli attacchi basati sui respiri. No, non abbiamo nessun attacco col respiro che stanno facendo loro. Quindi, cadere il nemico non sono profondo. Riduce la distanza degli attacchi magici. Più dell'attacco. Le capacità difensive di tutti i nemici, vai. Magari fa più danni. Sui bastoni non saprei. Mo vediamo. Però penso che mi sia morta quella che poteva fare qualcosa al riguardo. Allora, qua confonde. Non confondiamo un cazzo. Devi fare danno. Devi fare danno e tu non fai danno. C'è un attacco riff. Riff fa danno. Madò, che schifo di danno fai?
Non ti metti vergogna? Come ci torni a casa da tuo padre? Lui ti picchia se ti vede così e non fai danno. Ah, vado a salvare il mondo con Lucente e poi? Queste figure di merda fai. Mannaggia. Ah, cazzo, si è scansata la mossa. Morso del Cobra, vai. Il bastone di Mondragone. Allora, schieramento. Eric è morto. Serie, vire che fa. Serie, vire che fa. Sono tutti quanti storditi qua. Madonna, tutti così confusi, non riesci a fare un cazzo. Cazzo, cazzo. Ciao Silman. Questo attacca il bastone a cazzo. C'hai qualcosa per curare a sti stronzi? Avvelenamento, paralisi. No. Mi hai detto proprio di no. Difesa multipla, accelerazione, illusione, blocca magia. Impedisce a un gruppo di nemici di usare la magia. Proviamolo sui bastoni. Non ha nessun effetto, ci sono scritto. Quindi no. Sti cazzi. La nebbia si dissipa. No, no, se colpisci confusi fai un sacco di danni. Gli spacchi proprio il culo. Non so se li riprendi, ma una volta ci ho provato e mi è morto il confuso. Allora, adesso. Oddio, a questo punto stiamo morendo. Farei una prova per vedere se lui si blocca la magia. Non subisce alcun effetto. No, ok. Non possiamo bloccare la magia in nessun modo. Ora facciamo pure una prova picchiando a quello là. Però c'ha 8 punti ferita. Vabbè, siamo morti prima. Piantata al suolo. Mo se la fa da solo. Non ci abbiamo nessun altro dentro lo schieramento. Mortissimi. Dannato boss finale. Allora. Sì. Allora, dobbiamo cercare una strategia migliore. Prima cosa, lo schieramento. Cartellone, eh sì, ci siamo proprio fatti la cartella. Allora, direi che Jade, Eric, che questi qua sono quelli che fanno più danno. Serena non fa un cazzo di danno però possiamo mettere un po' di buff a tutti con Serena. E debuffare il nemico. Proviamo così. La vedo dura. Anche però mi scoccia andare a livellare. Potrei riuscirci così e basta. Livellando risolveremo tutti i nostri problemi come in ogni RPG. Però il livellare mi scoccia un po'. Si avvicina a Mordegon. Combatti. Evoca i bastoni di merda. Allora tu, iniziamo già facendo il fatto della daga. È la daga, è il pugnale più forte che ho? Come coltello, pugnale di Eric fa schifo. Daga divina 110, quindi sì, questa qua per il momento è la più forte. Spade, boomerang, coltelli. 119, 127, già questa qua è più forte. No, è un'altra daga del chisicario, sempre. Ah, guarda questo, coltello nobiliare. Incrementa il PM, a volte incanti mostri umanoidi. Ok, già questo qua. E mi sa che questo qua è il più forte che abbiamo, 154. Sì, 154, coltello nobiliare. Ci aumenta pure il PM, vai. Questa volta non possiamo mettere, ci avevamo
Solo i deboli livellano, esatto, dobbiamo riuscirci senza livellare. Ah, guarda là che bello, gli è entrato pure il veleno alla prima botta. Non va a segno molto spesso, non ci piace proprio, non è crescente, vai, caccio tante in bocca. Pam! Adesso, qui andiamo di quadricolpo. Tu devi aumentarci tutta la difesa tutti quanti. Tu continua col morso del cobra. Oddio, no. Adesso gli fai un sorgimasso. Così ogni volta che attacca si prende i danni. Eccola. Bello, così si prende sia i danni del veleno che i danni del sorgimasso. Luna crescente. Vai. Quadricolpo. Ok. Sì, 500 danni li abbiamo fatti. Sa quanti cazzo ce n'è. Allora, adesso dobbiamo curare. Il nostro problema è che tu non c'hai la cura di gruppo, ma c'hai soltanto la cura singola. Quindi direi dovresti curare Jade. Però potrei fare un'accelerazione. Boh, curiamo prima Jade, va. Perché dopo va a finire. Che sto stronzo prende. Ci fa la nebbia del cazzo e non possiamo curare più nessuno. Ok, iceberg. Perfetto. Allora, adesso Eric. Usa divisione. Lo spacchiamo a sto stronzo, guarda là. Nebbia viola, ok. Nebbia viola, Eric è quasi morto, però abbiamo la divisione, quindi possiamo fare un bel po' di danni. Luna crescente. Altri 100 danni, nice. Tu adesso devi soltanto fa danni. Accelerazione. Vai. Agilità di tutti i membri. Eric. Facciamo un colpo normale o facciamo il morso del cobra di nuovo, vai. Ok. 60 danni e passa. Non è rimasto. Allora, luna crescente, vai. Siamo quasi morti tutti. Cazzo di guai. Allora, tanto danni. Multi caos. Mo siamo fottuti. Ok, ci ha messo la difesa addosso Hendrik. Allora, canto santo, fare ore PV e come tutte le altre azioni istanti. Perché non lo posso fare? Ascensione santa. Non ce l'abbiamo ascensione santa. Quindi perché mi trolli? Non ce l'abbiamo niente che si chiama Ascensione Santa. Allora, quindi, Serena. Schieramento. Questi qua tutti quanti storditi. Ah, non possiamo cambiarli i posti. Volevo fare la tamarrata, invece non si fa. Ok, quindi dobbiamo colpire lui. Dobbiamo colpire lui in qualche modo, con cosa? Delizia demoniaca, proviamo. Può infliggere gravi danni ai demoni. Questo è il cazzo dei signori dei demoni. Un danno. Un danno. Gravi danni, un danno. Sembra possibile? Allora. Niente, ci ha ucciso il primo. Ci ha ucciso il primo, però lo togliamo? O proviamo a risorgerlo. Vai Eric. Allora Eric, questo attacco fortissimo. Schifo. Jade, non ti permettere. Qua già la situazione è precaria. Allora,
Tu adesso puoi sparo cazzeggio RPG. Accessori contro lo stordimento. Sì, dovrei equipaggiarmeli. Perché non c'ho soltanto le cazzo di erbe medicinali e le medicine che recuperano PV, che in questo momento mi uccidono se le uso. Però sì, potrebbe essere un'idea mettersi un accessorio contro lo stordimento. Ah, però questo lino al fuoco non sarebbe male. Protegge tutto il gruppo dai danni da fuoco. Questo stronzo sta facendo tutti i palle di fuoco, queste cose qua. Quindi magari siamo un po' più protetti. Bravo, picchia Henrik. Picchia Henrik che è un merdone. Ah, brava Jade. Pure tutta stordita. Ha colpito bene. Il sorgimasso gli è finito, quindi lo rimettiamo. Let's go. Ancora. Stavolta mi ha stordito Serena. Cazzo. La nebbia si dissipa. Ok. Adesso è il momento, ragazzi. La nebbia si è dissipata. Ma stanno facendo solo loro perché a me sono tutti storditi praticamente. Povero Eric non gioca più. Che è successo? Ok, allora adesso la nebbia si è dissipata, quindi devo curare tutti, per forza. E direi che mettiamo Rab per farli curare tutti. E queste due comunque non le posso muovere. Quindi Eric. Eric, tu devi restare là. Eric, ma devi fare i dannoni, Eric. Vai, Eric. Ah, ma questo qua c'è ancora. Non se l'è preso l'incantesimo, il Sorcimars. Madonna, guarda quella pazza. Che attacco. Cazzo attacchi. Sto usando il ghiaccio, stronzo. Oscurità e mi ha ucciso Serena. Mannaggia, vabbè, almeno. No, mi ha tolto. Mi ha tolto di nuovo le cure, sto stronzo. Mo che toccava a Rab ci ha messo 3 ore per fare una cazzo di azione. Proviamo a salvare Eric. Siamo messi non male di più. Però anche lui sta già con la vita gialla, tipo. C'ha la vita gialla. Ci voglio provare. Cazzo di danno. Mossa efficace contro i demoni, poi contro il signore dei demoni fa niente. Com'è possibile? Ah, finalmente si è ripresa Jade. Allora, luna crescente. Vai, 600 danni in faccia. Siamo quasi morti. Cazzo, di nuovo. Ok, Sylvan. Madò, Sylvan non ci uccida gente. C'ha la vita rossa. Cazzo, c'ha la vita rossa, ragazzi. C'ha la cazzo di vita rossa. Proteggimi dagli incantesimi, per favore. Tu spaccalo. In qualche modo spaccalo. Qual è il cazzo di attacco più forte che c'hai? Questo, ma è oscuro, sicuramente non mi fa niente al cazzo dei signori delle tenebre. Spawna un gruppo in un mondo di illusioni. E debilitazione del genere, mi sa. Riduce resistenza agli attacchi magici del nemico. Questo già potrebbe essere più forte. No, mancato. Niente, dobbiamo metterci soltanto protezioni su di noi, non dobbiamo. Dobbiamo mettere i malus al nemico che non funzionano manco per il cazzo. Mannaggia la morte. Tutti i danni possibili li dobbiamo fare adesso. No, siamo morti. Cioè, a chi muore prima, mo'. Sylvan stordito. Acchiappo non. È mortissimo non. Mannaggia, mi sei guardato là tutti quanti morti. Oggetti, c'hai qualcosa tu? Non c'è niente. Tesoro, le spaccachiste. Abbagliamento e accecamento.
Non so se quello è tipo abbagliamento, le stelline, potrebbe essere confusione, non c'è proprio confusione, non lo so. Gli stati, perché non li ho mai studiati. Allora, ustiona un gruppo di nemici, brucia un gruppo di nemici. Un iceberg devo provare, cazzo ci provo contro di questo. Che tecniche c'hai? Protegge chi la usa dagli incantesimi d'attacco. Questa non è male, dai incantesimi di attacco. Significa che non mi fa incantesimi di attacco, ma addosso a me. Andri, vedi di attaccare quello stronzo del boss con una mossa fortissima, dai. Tutti caos, di nuovo. Ah, e vabbè, li ha assorbiti entrambi, vaffanculo. Dai, che gli manca poco. La nebbia si è dissipata. Madonna, la nebbia si è dissipata. Cazzo di nebbia si è dissipata! Non mi uccidere! Dio! Si è dissipata la nebbia, ci abbiamo questo stordito. Fa pure pochi danni, ma che si riprende. Oggetti, dimmi che c'è un oggetto magico leggendario. No, c'è niente. Incantesimo magico leggendario. Decelerazione, no, dobbiamo uccidere. Uccidi, distruggilo, bufera più forte del mondo. Hendrik. Vento? No, vento è un piccolo vortice, bufera già è più forte di base proprio. Veloce più. Accelerazione, veloce meno, decelerazione. Oh, benvenuto a bordo, Ice Cream Storm. Non avevi ancora messo il follow, ma sei pesqui, giusto? Sei pesqui o sbaglio? E se sei pesqui per forza, il cartellone, la 500, cosa pesqui? Poi mi devi spiegare perché ti chiami Ice Cream Storm, pesqui. Allora, bufera, vai. Questi 40 danni. Quasi morto, per favore. Hendrik. Madonna, mi ha stordito di nuovo. Hendrik. Fagli un attacco che non se lo scorda più. Ragazzi, c'ha l'energia rossa. È morto praticamente. Noi ci ha uccisi, porco Cristo. Ah, e dove? C'avevo Eric nella. No, ragazzi, c'avevo Eric nella scorta con 5 HP. Eric, è il morso che crolla della vita. Non è morto. Hendrik non serve a niente. La nebbia si dissipa. Hendrik, curami. Hendrik, curami. Hendrik, curami. Non è capace. Picchia soltanto a lui. Continua così, signore delle tenebre. Non ho una cazzo di cura. Non ho una cazzo di cura. Eric non ha una sfaccimma di cura dentro al coso. È finita, ragazzi. Madonna. Sorgimasso. Sigillo della terra. 5 HP. Ma dove cazzo ci abbiamo con 5 HP? Ma vaffanculo. Ah, Cristo. Probabilmente anche il nemico c'aveva 5 HP, c'aveva l'energia rossa. Mannaggia alla morte, mannaggia. Per quanto. Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Schieramento. Mi hanno detto che Eric è fondamentale. Sylvan non serve un cazzo. Veronica, tu meno di Sylvan, ma com'è possibile? No, no. Vediamo che dobbiamo fare. Ce la possiamo fare, sì, B, ci riusciamo, non ti preoccupare, stasera usciamo vincitori.
Però dobbiamo un attimo vedere pure l'equipaggiamento. Allora, noi stiamo super top. Jade pure. Eric no, non sta super top Eric, perché Eric ha bisogno di un cazzo di pugnale. Il pugnale più forte che c'ha Eric è soltanto quello che abbiamo visto prima, immagino. Cazzo è? Mentre PM chi lo impugna? Madonna, questa è un'arma. Sembra un'arma. Prende a cazzotti con l'anello. Dove cazzo stava la daga? Che cazzo di pugnali avevamo messo Eric prima? Non è la daga divina? Accessori, confusione, cose. Sì. Mo' vediamo tutto, mo' vediamo tutto. Cerchio magico, grande spada, daga del sigaro. Coltello nobiliare, era questo che gli avevamo messo prima. Sì, incremento PM. Ok. Allora, il cappello da corsaro. Vabbè, queste qua sono le cose offensive migliori per Eric, tranne il pugnale, che mi vuole far mettere la spada, giustamente. Però poi perdiamo la mossa del pugnale e non ci piace per, manco per il cazzo. Qui poi qua sicuro è la cosa più forte che ci abbiamo, non ci abbiamo nessuno. Dobbiamo vedere qua, l'equipaggiamento questo qua. Allora, i guanti a furfante ci danno più 3 di difesa, più 12 di destrezza. Cioè d'oro, prendete infetti, si riducono il 10%. Coda del demonio, possibilità di essere maledetti si riduce. Riducono i danni alla terra, non ci interessa, non li facciamo i danni alla terra. Questo aumenta l'attacco. Possiamo essere privati di lanciare incantesimo, vabbè, non ci interessa perché a noi ci stordisce soltanto lo stronzo. Regole PM è un gruppo, a volte si rompe e scompare solo se usato, no. Se lo vivi incantesti, ok, no, danni da ghiaccio, no, assassino è quello che già abbiamo, che ci fa fare probabilità di colpi critici, quello è l'agilità. Oddio, questo non è male. Però forse questo qua possiamo metterlo all'eroe, il ciondolo a fasfalla. Bracciale del lampo, muoversi con grande rapidità. Vabbè, sono un 100 in più in agilità, certo. Non è male. Fascino, difesa, nessun effetto speciale. No, niente, niente e niente. Quindi no, non abbiamo nessun oggetto da poter mettere che fa cose del genere. Però i guanti del furfante che danno destrezza 12 e 3 in attacco, potremmo sostituirli con qualche altra cosa, direi proprio. Direi che c'è quel coso dell'agilità più 100, che non è niente male. Cura magica non ci interessa. Vediamo un po' velocemente. L'agilità, però non sarebbe male. Ci fa una pulcetta agilità. No, non era questo. Non era questo. Ci andrò a farfalla pure forte, però preferisco sull'eroe. Non era quello, qual era? Avevo letto più 100, ecco qua, questo qua. C'è il lampo. Eric deve essere velocissimo quando si muove, cazzo. E assassino io lo lasciamo perché assassino è proprio quello che fa per lui. Allora, noi invece che ci abbiamo?
Abbiamo questo coso qua, più 8 più attacco e difesa, ma che cazzo stai dicendo? Sicuramente la cosa farfalla là ci dà 1000 in più. Sia PF che PM preferisco, guarda. Il coso del difensore invece forse. Ce lo teniamo. Jade invece, canaglia, provate a schivare fascino, difesa. Jade deve rompere i culi, quello che fa più danno. Bisogno di attacco, questo da 8 di attacco in più. Regigals. Guarda un po' tu, se non riuscite a mettere Regigals alla battaglia. Allora, PM massimi, no, colpi critici, fascino, potenza magica, no. Difesa e agilità pure non è male, difesa e agilità però. Ci conviene mettergli attacco se possibile. La cresta di drago che avevamo noi prima. La coda di demonio la lascerei. Che abbiamo fatto Rab, Rosario Dorato che aumenta praticamente le magie. Catena d'oro, forse ne abbiamo una più forte. Il bracciale d'oro. Qualche PV massimo in meno. Qualche PV massimo in meno però. Aumenta tipo con la destrezza in realtà. Pietra stregonesca. Incantesimi. Potenza magica e cura magica, però non ci facciamo molto in realtà. Questa c'ha le calze a rete, i guanti della maiatrice, già c'ha le cose. Fascino, che cazzo ti serve a te il fascino? Dammi più magia. Quanti è la marchesa? Destrezza e fa. Ma quanto cazzo di destrezza danno sti cosi? E questi quasi quasi metto a Jade. Lo stregone. Pietra stregonesca. Potenza magica. Cura magica pure però. Meglio metterlo all'altra. Doppio quanti è la malatrice? Pietra stregonesca, va. Silvan, foulard alla moda. Non serve un cazzo sto foulard alla moda. No, vabbè, mi dà un sacco di. Guarda, destrezza passiva, schivare, un sacco di roba. E mi sa che è suo e basta. E volendo possiamo anche cambiargli il vestito. Un bracciale d'oro più 3. Glielo lasciamo, direi. Serena. Reggicalze e calze a rete, giustamente. Allora, a lei volevamo mettere l'anello dello stregone. No. C'era quello che è la cura. Accendate si riducono. No. Ah, no, quelli della marchesa li volevo mettere a. Riduce l'accecamento, eccoli qua, confusi e accecati. Questi qua li mettiamo proprio a Jade. Dell'agilità. Cura magica, eccolo qua, il rosario dorato volevo metterti. E adesso andiamo da Jade e le mettiamo, invece della coda del demonio, i guanti della marchesa. Ok, non abbiamo il completo la coniglietta, peccato. Vabbè, mettiamogli così. Ok, adesso gli oggetti. Borsa degli oggetti.
Antidoto. Paralisi, paralisi, paralisi. Gran panacea. Non si usa mai la panacea. Ci uccide. Ci suicidiamo se usiamo la panacea perché ci cura pure. 11 punti abilità, no. Aumenta il fascio, riporta immediatamente, no. Santa, cura non data alla confusione. Ne abbiamo una. Abbiamo una. Un alleato, un cazzo di campanello. Chiodo. Paralisi. Addormentare. Danneggia tutti i nemici. Beh. Questa qua che fa diventare immediatamente pimpanti tutti è fortissima. Sì, possiamo fare mosse speciali. Quasi quasi. Riesco a tutte le altre cose che non ci servono. Questa qua direi che... Ah, la posso usare. Ah, non si può usare, soltanto in battaglia, quindi. Dammi una pimpa fiala a me. Ne diamo una serena. E una al nonno. Sono quelli che potrebbero essere un po' più. E la campanella dell'angelo. La diamo a serena. Direi di provare così. Usciamo un attimo e rientriamo nel castello in modo che il salvataggio automatico ci fa partire già con queste modifiche. Dopo, se perdiamo, mangiamo un pezzettino di cioccolata e andiamo a fare il culo a questo stronzo. Let's go, let's go. Choco Power! Eh sì, il cheat. Cheatiamo col Choco Power. Mo' sicuramente mi sono scordato qualche stronzata. E lo prendiamo nel culo altre 10 volte. Coco de buona risigarere! Ho detto proprio così. Non c'è niente da ribattere. Andiamo. Let's go, concentrati, quadricolpo, vai, distruggi. Luna crescente, distruggi. Come distruggi tu? Electro, non penso che distruggi, però ci proviamo. 37, che schifo. Ok, Pesqui, a dopo. Bonafk. Allora, morso del cobra. Niente, mancato. Allora, mo è l'unico momento che possiamo curare, che non abbiamo ancora la nebbia che ci rompe. Oh, già ce l'ho fatta e mi sono distratto, madonna. Spero di no. Multicura. Ok. Probabilmente è l'ultima multicura che useremo per un bel po' di tempo. Morso del cobra. Ok, nice, avvelenato. Super nice. Ecco la nebbia viola. Adesso non possiamo più curare. Quadricolpo. Nonno, fai qualcosa. Fai qualcosa che ci può aiutare a tutti.
proviamo. Allora, nonno, levati. Fai venire a Serena. Impostazioni, no. Vai, tecnica. Calcio in faccia. Tu invece divisione. Ma che cazzo, non ci sa Eric, ma che stronzo. Multi caos 30 volte stronzo. Ma io ci provo, vediamo se... No, non si riprende. Non si riprende manco per il cazzo. Ci abbiamo provato, abbiamo fallito. Ma se uso Lazzaro posso risorgerlo? No. Abbiamo già sbagliato due mosse inutili abbiamo fatto. Abbiamo perso già. Jade è praticamente morto. No, stavolta abbiamo sbagliato tutta la linea. Ah, morte istantanea, uccidilo. Non moriva, era divertente. Insta death, il boss finale. Questo è confuso qua. E niente, abbiamo perso già. Che schifo. Entrati questi tre poveri cristi. La nebbia si dissipa, ho letto bene. Veronica è morta, neanche un turno è riuscita a fare. C'è Silvan, ciao Silvan, che cosa vuoi fare? Cosa vorresti fare Silvan? Pendente di fuoco. Vedi quanto poco danno gli fai? Una schifo. Ah, che schifezza ragazzi. Ah. E bevi viola di nuovo. Silvia. Ah, facciamo schifo. Dobbiamo soltanto aspettare di morire, ormai sono morti tutti. Silver non può fare niente, non può risorgere, non può fare nulla. Il nulla cosmico proprio. Ma proprio una super mossa ci distrugge. Ma sai che ti dico, mi uccido da solo. Bella danza mortale. Grazie per aiutarmi nella mia impresa. E niente, ci riproviamo ragazzi. Questa qui ci è andata proprio male. Ma male, male assai. Allora, abbiamo Silvan che non fa un cazzo proprio i danni. Mamma mia. No, a mollare non si molla. Non si molla mai, Ibi. Però quando il try non va bene, non si può recuperare. È andato. Ma si riprova, ovviamente. Allora, adesso fammi vedere un attimo la velocità, perché io ho messo frenetica. Facciamo una velocità alta, così almeno riesco a leggere che cazzo dice. Almeno nel caso riesco a leggere cosa cazzo dice sulla nebbia quando scompare. Allora, iniziamo con Eric, quindi DJ un sorgimasso, modo che quando lui attacca si acchiappa i danni. Perfetto. Perfetto. Che sempre sgrammaticato, se non va bene. Adesso siamo noi. Di sicuro i nemici non si addormentano. Quindi eviterei proprio di provarci con una super Nino.
gli attacchi questi qua non ci convengono perché il quadricolpo è la mossa più forte che ci abbiamo. Quindi con noi dobbiamo usare il quadricolpo, c'è poco da fare. Adesso abbiamo il nonno. Il nonno ci può aiutare con uno specchio riflesso. Lo fa attorno a un membro del gruppo. Ok, uno solo. Quindi eviterei in realtà di usare uno specchio riflesso adesso. Magari possiamo, dato che queste cose qua non servono a niente perché non se le prendono i nemici, possiamo provare utilizzare quell'oggettino per diventare tutti quanti pimpanti. Ok? Siamo tutti pimpanti. Questo significa che abbiamo le mosse speciali. Allora, vediamo un po'. Spezzata fiammante, urlo. No. La sfera di pure oscurità contro i nemici, non direi proprio di no. Gli altri monete d'oro, una grande quantità di esperienza e tanti oggetti utili. No. Questo qua sembra una mossa potentissima. Dai immensa energia per colpire un nemico con tutta la forza dell'amicizia. Ragazzi, usiamo la giga esplosione con la forza dell'amicizia. Forza. Andiamo, che la forza dell'amicizia ci aiuti. Non l'ho mai vista, quindi la vediamo insieme per la prima volta. E là, il simbolo del lucente. E guarda là. La forza dell'amicizia che fa fare. E distrutto il mondo. Finita. Andata. 530 danni. 530 danni. E se la facciamo un'altra paio di volte è andata. Allora, quindi, morso del cobra. Avveniamo a questo maledetto. La forza dell'amicizia, la forza dell'amicizia è 530 danni su 5 turni, un altro po'. Almeno 3, va. Che Jade fa sempre 100 danni, pure noi facciamo 150. L'altro coso da chi cazzo l'avevo dato? A me l'avevo dato, ok. Quindi direi che dopo riusiamo la forza dell'amicizia, per forza. Cioè, non scherziamo proprio. 100 danni a Jade. E qui ci andiamo a prendere la pozioncina per usare la forza dell'amicizia. Ragazzi. E nonno ci fa usare la forza dell'amicizia, dato che nonno non serve un cazzo. Aspetta, che cosa fai qua? All'oscurità quello fu. No, no. No, no, no. A gratis. No, 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 no. Giga esplosione. Non scherzare proprio. Usiamo la forza dell'amicizia, ragazzi. No, non ce la rivediamo, però 511 danni e si vola. Con l'amicizia si vola un sacco. Allora, direi che possiamo usare pure una terza volta la forza dell'amicizia, levando nonno, mettendo Serena, che c'ha l'ultima pozione dell'amicizia che abbiamo messo. Ok, Eric nel frattempo ci fa. Wow, già c'è la vita gialla, ma questo si gode, il try è il try del godo. Il 3 del godo. Sai che ridere se non è davvero il boss finale. Ce ne sono altri dopo. C'è una seconda fase dopo di questa. Voilà, si ride un sacco. Se c'è una seconda fase dopo di questa, significa proprio che vai a livellare pezzente. Se c'è una seconda fase dopo di questa. Ok. Adesso gli buttiamo un altro 500 danni in faccia. Forza Serena. Non tocca ancora a Serena. Stai aspettando che mi muore Serena? Né stronzo. La Mordegon adesso sia così che con lì. Quindi direi che una divisione ce la possiamo fare. Cazzo. Cazzo. Mo ci ha fatto tutti però, eh. Con lo stordimento non possiamo usare la forza dell'amicizia.
Però lui c'è già la vita rossa, ragazzi. C'è già la vita rossa. Madonna. Ti sfondo di amicizia, sì, lo spacchiamo con la forza dell'amicizia. Anche se adesso è pericolosa la situazione. Che se muore l'eroe, la forza dell'amicizia non esiste più. Soltanto l'eroe può lanciare la forza dell'amicizia, quello è il problema. Ok, l'eroe se ne va un po' nelle retrovie, mi sa. Che non lo possiamo curare, e se ci muore mo' è finita la forza dell'amicizia, ragazzi. Allora, andiamo. Calcione in faccia. Tanto la forza dell'amicizia basta che ce ne sono 5 con l'eroe. Totalmente confuso ancora, mannaggia. Attaccami a Silvanante, è inutile. Va bene che me lo attacchi, non basta che non uccidi a Serena, vero? Sti caos ancora? Mi piace proprio stordirli. C'è poco da fa. Allora, Luna crescente, vai, 100 danni in faccia. Tu invece, tu sei inutile, mannaggia la miseria, quanto cazzo sei inutile. Solletico, paralisi dal sonno, non serve a niente. Accelerazione. Ma magari questo può servire. Ok, lui ha fatto il taunt praticamente, Hendrik. Che ha detto si prepara ad intercettare gli attacchi. Mi piace, fallo ancora. Allora, intanto, Jade, sei tu la speranza. 105 danni, 50 di veleno. E si gode. Sì, vai, vai, l'hai tentato per bene. Bene così. Allora, tu invece, che avevamo detto che sei inutile. Facciamo che continui la tua accelerazione, perché possiamo accelerare un altro po'. Ok, siamo al secondo livello di accelerazione. Oh, bravo, bravo, si è preso di nuovo gli attacchi quell'altro. La nebbia si è dissipata. La nebbia si è dissipata, signori. Questo significa che è arrivato il momento. La nebbia si è dissipata, quindi prendiamo lo schieramento. Rimettiamo lui. Chi ci abbiamo qua? Ci abbiamo Jade. Nel caso mi curo con lui direttamente. Vai, Jade. È morto! È morto! È morto senza l'altra amicizia! È morto! 16.000 punti di esperienza, poi ho 1.000 livelli. Un livello a testa, eh? Un livello a testa, che merda, ragazzi, un livello a testa. Non mettete vergogna, un livello a testa. Un livello a testa, vabbè. Ce l'abbiamo fatta, però. Guarda come soffre, sto maledetto. Dai, cazzo, sì! Eccolo là, il temporeo, guardalo come lo guarda. Ah 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 ah. Perché te la ridi, stronzo? Adesso ho capito. Va bene, ma non ti illudere di essere il solo che ha il potere di alterare lo scorrere del tempo. Cazzo! Che cosa vuoi dire, figlio di puttana? Madonna, ma questo qua fa un passaggio nel tempo pure lui, è finita. Non è ancora finita, ragazzi. Cioè, ce l'ha proprio detto che siamo fottuti. Oh. Padre! Uto-sama! Stai bene? Jade, sei tu davvero?
È stato solo un sogno. L'ultima cosa che ricordo è l'attacco a Durisil. Poi nella mia mente c'è il vuoto e sono passati 1000 anni. Jade era ancora una bambina, Cornelio. Oh, quello è il marchio! Il neonato, il lucente. Ma tu eri solo un infante, hai capito quanti ne sono passati, eh, stronzo? Dobbiamo parlare di molte cose. Adesso, tipo, però, ti prego di scusarmi. Mi sento debole. Kof, kof. Otto-sama, stai calmo. Non agitarti. Vieni, ti portiamo a letto. Voglio stargli un po' accanto per accudirlo. Ci vediamo domani, d'accordo? Ok. Padre e figlio avranno una marea di cose da raccontarsi. Roba seria, eh? Presto, nel castello, tutti vengono a sapere che Re Cornelio è stato posseduto da un demone malvagio. Il sovrano recupera le forze e anche Nyxas e i suoi compagni si concedono finalmente un po' di riposo. Poi, quella sera, succede il patatrac. Dio, che sta succedendo? Il temporeo che vuole fare? Dove te ne vai? Quel temporeo prende e si ruba la spada della luce, no? No, se ne sta andando. Oh, tornato il passare del fiume. Ok. Scontro decisivo si chiama questo trofeo che abbiamo preso. Ma non ci credo che era lo scontro decisivo. Temporeo, dici? No, no, penso che sia più temporeo. Non lo so. Buongiorno, Nyxas. Spero che tu abbia dormito bene. Sì, Gemma. Se devi dormire con me, però dormiamo meglio. E invece. La principessa Jade mi ha chiesto di riferirti che il re deve parlarti. Ti attendono entrambi nella sala del trono. Spero che abbiano buone notizie. Abbiamo fatto scorta di disgrazie per una vita intera. In ogni caso, andare da loro a testa alta. Sono fiera di te. Tutti noi lo siamo. È un colpevole del tempo, che ne sai. Temporeo, quindi dici, non lo so. Non lo so. Temporeo. Allora salviamo. Prima cosa si salva. Yes, salva, salva. Salva e si gode. Si salva e si gode. Si gode nel salvare. Poi abbiamo preso dei punticini. Noi abbiamo preso un cazzo di punti. Cioè abbiamo ancora 20 punti. Me ne servono 36. Me ne servono. Ma siamo impazziti. Datemi sti punti. Devo fare il giga fendente. Mannaggia. Questi altri hanno preso i punti, no? Che io non sono salito di livello perché ero livello 41 rispetto a loro che fanno schifo. Mannaggia la miseria, mannaggia. Allora, vediamo un po'. Ciao mamma. Possiamo il piccolo guerriero, me ne riserverà la mamma. Ora corre a parlare con il re, sono sicuro che il nonno ti guiderà. No, ti guarderà dal paradiso con un grande sorriso stampato in faccia. Ah, boh, ma il vero nonno mi guarderà da dietro le spalle, vicino al re, a fianco a me. No Gohan invece ci sta che ci guarda da lontano. Ecco, l'hai visto, nonno sta proprio lì. Adesso conosco la verità, anche se stento a crederci. Mi pare impossibile che io abbia compiuto azioni tanto nefande quando ero sotto l'influsso di quel mostro. Se non fosse stato per te, questo regno. No, che dico? Se non fosse stato per te, il mondo intero sarebbe stato distrutto da Mordegon. Sì, l'abbiamo già vissuto, è stato già distrutto.
L'abbiamo salvato. Quindi ringrazio. Gli inginocchia di re. Sei un vero eroe. Yushadono. Tutti gli abitanti di Erdea ti saranno eternamente debitori. Sei il degno erede del leggendario Darius. Tu sei davvero il lucente, nostra luce e nostra speranza. The Bef. Ce l'abbiamo fatta, eh? C'è qualcosa che non va, Veronica? Onesama? Questo vestito da gattino. Lo so, Sob. Non lo so, Sob. Mi sono commossa così all'improvviso, Sob. Forse per la gioia di essere qui insieme a tutti voi, Sniff. Perché, scusa? Dove avresti dovuto essere, sciocchina? Morta. Noi siamo tornati indietro nel tempo per salvare a lei. Mortissima dovrebbe essere. Hai ragione, Sob. Sono un po' confusa. Scusatemi. Qualche reminiscenza del tempo andato? Ti ringrazio. Grazie di tutto. La torre del tempo, che succede nel frattempo? Tanti cuoricini, Ibi. Ecco qua. Mo' succede il patrac. Che sta succedendo? Percepisco una presenza perfida. Qualcosa di veramente malvagio. Ma da dove proviene? Cosa aveva detto Mordekon prima di morire? Che ci avrebbe fatto il culo. Se ho capito bene, ha parlato di alterare lo scorrere del tempo, no? Ma cosa voleva dire? Tessa, per favore, vieni subito. L'astro di Darius. Cazzo, l'astro di Darius. Il cazzo di temporeo era legato all'astro di Darius e lo voleva far schiantare sulla terra. E adesso, essendo tornati indietro nel tempo, lui è venuto con noi per andare all'astro, per farlo avvicinare e farlo schiantare. Oddio. Ecco il butterfly effect. Si era sulla balconata di sopra presto. Ah, finalmente ha un'utilità quella balconata, mi stai dicendo. Hai visto, c'è una Nixas, un bel aspetto, proprio per niente. Il re corso di sopra, preda grande agitazione, vai con lui. Credo abbia bisogno del tuo aiuto, come tutti noi del resto. Non si vede il cielo da qua, eh. Dobbiamo uscire fuori, assolutamente. Allora, fammi salvare un'altra volta, perché così ci scansiamo tutti i vari dialoghi nel caso. Nel caso di una morte mortissima. Let's go, let's go. E adesso dobbiamo salire sopra, sul tetto, se non sbaglio, da queste scale qui. Let's go, let's go. È qui? Sì. Andiamo. C'è un oggetto lì a terra. Cos'è? Uno zecchino di Drusil. Ok, una monetina. Uscire sulla balconata. Già il fatto che me lo chiedi significa che ci sta una cazzo di boss fight qua fuori, più difficile di quello di prima. Per forza. Guarda là, tutto il cielo è cambiato. Il cielo, non avevo mai visto nulla di simile. Guardate, da quella parte. Eccolo là, l'astro di Darius.
Lastro di Darius sta cadendo al suolo. Eccolo lì, piccolo bastardello, ci hai aiutato. Perché giustamente Mordecai non l'aveva distrutto nell'altra linea temporale. In un altro luogo, in un altro tempo, Mordecon non sono riuscito a leggere tutto. Mordecon non c'è più. Adesso nessuno può fermarmi. È giunto il momento della mia riscossa. Ora sono di nuovo intero. Sono rinato. Ma lì dentro dovrebbe esserci l'antico eroe. E invece questo sembra un cazzo di mostro gigante. Madonna, ma chi è? E se l'antico eroe aveva creato quella barriera per nascondere un male ancora più grande? Sarà questo il vero? Che cazzo è quel mostro gigante? L'astro di Darius è precipitato. Questo è un bruttissimo presagio per tutti noi. Se l'unica persona a cui posso fare questa richiesta, Lucente, devi cercare di scoprire cosa sta succedendo. La stella è precipitata nelle sabbie celesti, che sono visibili alla riva Smeralda. Cominciate lì le vostre indagini. Vorrei prima. Ah, vieni, Hendrik. Sei quello che mi faceva i danni prima. Posso accelerare il male che ho fatto, ma se mi permetterai di accompagnarti, forse riuscirò a riparare almeno in parte i miei errori. Lucente, sarò la tua spada, il tuo scudo e il tuo compagno più fidato. Hendrik si unisce al gruppo. E mo finché non finisce la canzoncina, non possiamo andare avanti. Ok. Allora, re significa la caduta dell'astro. Tra la gente comincia a sperperciare il panico. Nyx e Steffi il compito di scoprire che sta succedendo. Ok, no, l'ho fatto. Andiamo alla riva Smeralda. Posso un teletrasportino andarci direttamente. Ma vediamo che usciamo da qui. Ovviamente faremo un altro salvataggino, per forza. Si salva sempre quando se ne ha possibilità. Soprattutto se stiamo per fare un teletrasporto all'altra parte del mondo. Allora, teletrasporto. Allora, vediamo prima cosa mi dice. Recati arriva Smellardos, l'astro di Darius. Ci abbiamo qualcosa arriva Smeralda proprio. Prima selva e no. Non leggo arriva Smeralda, quindi non penso. Niente arriva Smeralda. Quindi se usciamo qui. Arriva Smeralda sta laggiù. Ah, perché arriva Smeralda, non ci sta neanche un cazzo di falò, quindi devo andarci per forza a piedi. Let's go, let's go. Corsetta verso Riva Smeralda, per forza. Giustamente adesso il cielo non è più rosso perché è caduto proprio l'astro, non c'è neanche più in cielo. All'inizio del gioco si notava questa luce rossa nel cielo, come se fosse una stella, ed era quell'astro che ora è caduto.
Sempre figo quando fanno queste cose. Che è una cosa che puoi notare già dall'inizio. Oh, che succede qui? Fatemoci mangiamo l'ultimo pezzettino di cioccolato. È il mio cavallino. Che ciccione, era un quarto di barretta. L'ho mangiata in 4 giorni sta barretta. Sembra mangiava tutto intero, era un ciccione. Sempre dritto per Riva Smeralda. Let's go. Un bel po' di draghi in giro qua, eh. Dobbiamo provare a picchiare uno, giusto per sfizio. Qui picchia un drago per sfizio. Drago nero Crudelis. Vediamo se è forte o... Ma ci facciamo spaccare dal drago, rido un sacco. Rido e piango nello stesso. Casa danni gravità ai draghi, vai. Ah, vorrei mettere il mio amico Hendrik. Questo è Eric, grazie. Poi nonno qui. Ok. Allora, una crescente. No, questo. Culata. Fuoco. Aia. Allora, nonno. Nonno, fai una ipercura su di me, grazie. Ah, io, ma che dolore che hai fatto, Enric. Colpo del drago, vai, continuiamo. Infieriamo su questo drago. Ah, ma Enric non lo controllo io, perché? Lo voglio controllare io. Dove sta? No, ah, com'era? Stato il gruppo. Schieramento, no. Tattica, tattica. Segui gli ordini. Ok, allora. Vediamo. Un 58, comunque non fa troppi danni. Mi sa che comunque è tosto questo draghetto da buttare giù. Giochi giusti. Però magari è tosto e ci passa di più di un livellino. Madonna, moriamo. Altro che livellino. Giustamente dobbiamo settarlo un po' a Hendrik. Qua non c'è niente. Non c'è niente. Ma come si fa? Andiamo in battaglia senza niente. Sembra il caso, Henry. Ah, aspetta, ti do lo spadone ammazza draghi, dove cazzo sta? C'avevamo lo spadone ammazza draghi. Spada del drago, eccolo qua. Distruggi. Questi qua, mo, te li metto così a cazzo. Metto acciaio. Bracciale d'oro. Che catena d'oro più dura. Tu stai andando a fare guerra senza le armi. Ah, lo lascia sta roba. Ma che schifo di cose ti hanno messo. Vabbè, vai. 66 danni. Colpo del drago.
Colpo del turno, vediamo. Schifezza. Madonna, siamo morti. E che è successo? Con una codata ci ha dato, ci ha tolto tutta la vita. Medicura, sarà su di te. Colpo del drago. Tecnica. Madonna, non è neanche arrivata Serena, poverina. È stata brutalizzata dal drago. Bello il discorso unico fra loro. Hime-sama, prendete temperato per pescare un incandescente. Preferisco il colpo del drago, sicuro faccio un sacco di danni. Allora, tu invece... non c'è incantesimo, c'è qualche oggetto di cura, no? Quindi devi continuare a colpire così. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ok, un paio di salite a livello ci piacciono. Però comunque abbiamo più perso che guadagnato da questo incontro. Ci ha spaccato il drago, devo dire. Devo dire che ci abbiamo spaccati. Let's go. Prima smeralda. Turututu, turutu. Eccolo là. Ah, quindi c'è ancora qualcosa di volante. Gigantesco, per dirlo forte. Ma che accidente è quello a fare? Emette delle onde di... non riesco neanche a descriverle. Ma di qualcosa, qualsiasi cosa si tratti, non è per nulla piacevole. Beh, allora non può essere l'astro di Darius, no? In ogni caso, non importa cos'è, dobbiamo fare qualcosa. Però c'è un problema, come facciamo ad arrivare lassù? Col flauto della... Bene, 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 mio caro Lucente. Pare che ti trovi in un bel pasticcio. Chi sei? Ma chi? Mordegon? Ma tu non puoi essere vivo. Oh shit. Mi vedete con le sembianze di Mordegon? Questo sì che è interessante. Invece Darius, sei il vecchio eroe. Ah no, è il veggente. Non sono Mordegon, sono quelli che voi chiamate veggente. Com'è possibile che sia tu il veggente? No, il veggente è praticamente una sorta di entità superiore a tutte. E può trasformarsi in qualsiasi cosa. L'abbiamo visto più volte in tantissime forme diverse. Chiunque può essere il veggente, il giovane amico. Anzi, per meglio dire, il veggente può essere chiunque. Dipende da come guardi le cose, infatti. In ogni caso, non è carino da parte mia lasciarvi in questa situazione di incertezza. Datemi solo un attimo. Così è come si è fatta vedere la prima volta. Ecco fatto. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, stavo per dirvi che ho avuto una visione. Eravate sul dorso di Cetaces e stavate andando a incontrare l'antico popolo. Saresti così deciso? Io lo so. Abbiamo il flauto per richiamare Cetaceus. Posso dirvi che le dolci note di un flauto leggendario vi permetteranno di raggiungere qualsiasi angolo del mondo. Non aggiungo altro, basta così. Le note di un flauto ci permettono di raggiungere e...
Ma tu sei fuori di testa, carina. Sicuro di avere tutte le rotelle a posto? Non avete molto tempo, fossi in voi mi darei una mossa. Ecco il flauto. Di tutto un flauto ce l'avremo, ma non so quanto sia leggendario. Credi che sia quello che ho parlato per gente? Sì, ne sono sicuro. Forse ragioni, senti, non ho nulla aperto, provo a suonarlo, dai. E casualmente so anche la melodia. Nessuno dice niente, so suonare il flauto così, la prima volta che lo prende, pam! Ed eccolo qui, il nostro balenone gigante. Certo, si studia a scuola. Ragazzi, la televisione oppure lo vedete una specie di gigantesca balena che sorge il cielo con grazia e eleganza. Sì. Se la gente ha detto che si è reso forse la roba creata da Cetaceus, no? E se Cetaceus fosse proprio quella creatura volante? Eh sì. Ups, perché quel sorriso a ebete? Già lo conosci? Si sposta in cielo una balena volante. Ebbene. Ups, mi ha sgamato. Sta bene a voi, sta bene anche a me. Tutti a bordo, saremo sulla balena e appena vi incontrare l'antico popolo, chiunque siete quella gente. Per forza. Pupurupuru. Si vola. Vola, guarda là. Siamo così vicini. C'è qualcosa che ci avviciniamo, ci respinge. La stella oscura e circondata è impenetrabile alla loro malvagità, per ora non puoi avvicinarti. Ok, ci respinge proprio. Allora, l'antico popolo. Non mi dai per raggiungere Celestia? Che cazzo è Celestia? Oh mio Dio, è un luogo nuovo. Celestia. Celestia. Sarà qualche isola volante. Allora, noi avevamo l'isoletta volante lì, che ricordo essere l'isoletta dove c'è un tizio dell'antico popolo. Quindi magari è lì che dobbiamo andare. Che non ci dice niente la mappa, quindi io inizierei andando qui. Alla casa di Reccaio qua, palesemente. Ah, ok, questa che lei stia a posto. Non ricordavo il nome, allora. Let's go. Proprio la casa di Reccaio, guardatela. C'è anche quella pressa che sembra popo. C'è tutta la... il murales della leggenda integro. Ma giustamente era tutto distrutto. Chi non mi ha avuto l'idea di costruire la roccia volante? Ecco qua Majin Buu. Molto tempo fa c'erano pace e armonia. Yggdrasil ci benediceva. Noi eravamo i fedeli servitori dell'albero del mondo. Guarda qua Majin Buu con i baffi. Sembra un po' popo. Akira Toriyama si divertiva un sacco. Poi sono scese le tenebre, è giunto il terrore dall'alto. Kalasmos è il nuovo mostro che uccide. Adesso le tenebre sono scese di nuovo. Forse lui tornerà. Sì, forse tornerà. Kalasmos l'oscuro, colui che odia la vita, il portatore di morte. Lucente, tu che sei venuto qui volando sul Cetaceas,
Non c'è tempo da perdere, devi parlare subito con l'anziano. Secondo me, questo è un membro del cattivo popolo di cui aveva parlato il leggente. Sembra che sappiamo qualcosa della Stella Oscura. Forse facciamo quello che ci ha detto il Tibetto e andiamo a parlare con l'anziano. Allora, benvenuto. Un messaggio per te, parla con l'anziano, ok. Non c'è detto niente di nuovo. Guardate questa cosa. Sembra proprio la faccia di Popo. Il servo del supremo, come possiamo dirlo, il maggiordomo del supremo di Dragon Ball. Per farvi capire chi non è avvezzo a Dragon Ball. Allora, questa qua penso che in realtà sia una sorta di teleport verso quell'altra isoletta. Però direi che comunque si è fatto tardi, quindi di andare a cercare un salvataggio. E col vecchio saggio ci parliamo la prossima volta. Cioè domani sera parliamo col vecchio saggio e vediamo un po' che si deve fare. Direi di procedere in codesto modo. Andiamo qui, che dovrebbe portarci dove ho visto un tempietto. Tempietto del godo, forza, andiamo a godere al tempietto. Scusi, è qui che si prega? Salve, signor Majin Buu, che prega? Fammi pregare, grazie. Ah, perfetto. Qui si prega. No, non desidero proseguire il mio viaggio, grazie. Va bene così per stasera, che domani si lavora. Allora. Vediamo un po' che possiamo fare sto raidino. In questo momento non vi leggo perché sto cercando il raidino, Mannaggia, il fatto che non posso leggervi mentre cerco il raidino. Miki, c'è qualche suggerimento? Sono tornato un attimo in chat a leggere nel caso. Allora, intanto ci vediamo la nostra schermata di titolo. Sirio Dart. Ma andiamo dal Dart Pacio. Me lo scrivi un attimo per bene il nome? Fallo partire tu, ya? Bene ragazzi, detto questo, grazie a tutti per essere stati qui. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto il Signore delle Tenebre e siamo pronti ad effettuare questo raid. Fate un gran saluto. Ti vogliamo bene anche noi, Ibi. Un abbraccione, un bacione. Buonanotte a tutti. Ci vediamo domani pomeriggio per continuare il nostro Death's Door e domani sera per proseguire su Dragon Quest. Buonanotte a tutti, signori. Un bacione fortissimo. Tanti cuoricini. Metto anche io un sacco di cuoricini qui. Tieni. Il raid è in corso. Salutate. Abbracciate. Date tanti spolliciate. Spolliciamo forte. Dragon Questata serale. Ciao a tutti. Buonanotte. Fra quanto partirà il raid? Ta-na-na-na. È il vero mistero, signori. Quanto parte il raid? Nel frattempo ci vediamo le nostre sorelle, Veronica e Serena. Quando Veronica era ancora grande, che dovete sapere che è stata maledetta
ed è diventata piccolina. Non era piccola quando è iniziato tutto. Ah, lo fai partire? Ok, fallo partire. Perfetto.